Mister Paolo Greco, allenatore della Pro Pellaro 1919, Vujadin Boskov, diceva: pallone entra quando Dio vuole. Sì, sì, assolutamente sì. Oggi abbiamo assistito, secondo me, a una bellissima partita. Il Borgo Grecanico sicuramente ha meritato di vincere ai fatti, diciamo, perché ha avuto più occasioni, anzi avrebbe potuto sfruttare meglio alcune occasioni nel secondo tempo e dilagare con il risultato, ma è normale che sia così perché una squadra come la mia che perde 1-0 in casa il primo tempo cerca di sfilacciarsi un po' per cercare di riagguantare il risultato. Ciò non toglie che abbiamo fatto secondo me una buonissima partita, abbiamo cercato di giocare sempre, in effetti il gol che abbiamo subito anche è stato per questo, che comunque per noi è una costante cercare di giocare sempre, non buttare mai la palla, siamo stati, non dico sfortunati, però abbiamo preso gol in un momento della partita che potevamo evitare di farlo, ecco. Mister Antonio Cormaci ha ricevuto un sacco e una sporta di complimenti da parte dei tifosi locali, cosa rara. A lui il microfono per commentare questo match. Sì, siamo contenti perché venire a vincere qua non è sicuramente facile. Loro sono una squadra attrezzata e noi siamo riusciti a portare a casa questi tre punti che sono tre punti pesanti. E faccio i complimenti a tutti i ragazzi perché anche chi non è entrato secondo me ha dato il suo apporto, ha dato tifava e tutto il resto. E questa è la strada giusta per poter arrivare a giocarci il campionato fino alla fine. Non ci sono stati molti gol al Campoli di Bocale nel big match con la Pro Pellaro, ma il Borgo Grecanico Melitese ha disputato una delle migliori partite in senso assoluto. Detto da lei sicuramente fa molto piacere. Comunque una squadra quando è al primo posto deve cercare di lottare per il primato, deve cercare di quantomeno di gestire quello che è la giornata gli offre. Oggi ci ha offerto un gol sicuro, poi ci potevano essere altri 4, 5, 6, 7 gol, non siamo riusciti a farlo per una cosa, per un'altra. Comunque alla fine il risultato lo accettiamo buonissimo, anche perché visto lo scontro diretto che c'era a Boa Marina con la Cinque Frondese, sicuramente noi ne siamo usciti abbastanza bene, perché hanno pareggiato, quindi cominciamo a guadagnare punti sia in casa che fuori casa, sulle dirette concorrenti. Sì, sì, abbiamo fatto una bellissima partita, cioè abbiamo un po' rischiato anche di pareggiarla senza, diciamo, che noi abbiamo subito, però l'importante era vincere e dare un bel segnale a quelli che stanno sotto di noi che noi ci siamo e ci saremo fino all'ultimo.